Ciao a tutti ragazzi, bentornati, sono Nox e oggi proseguiamo qui ad Anor Londo nella Nodefran. Ora, siamo qui, facciamo subito il salto e iniziamo subito con una boss fight. La boss fight che potrebbe essere decisiva per la nostra run, ovvero potrebbe ucciderci il duo Ornstein e Smaug, ma speriamo di no. Ora, equipaggiamoci la resina carbonizzata, visto che fa molto male a Ornstein, e andiamo subito ad attraversare la nebbia, ragazzi. Forza, dai, ce la possiamo fare. Dovremmo fare molto molto male a Ornstein. No, l'unica cosa è che è molto veloce, quindi potrebbe creare problemi. Ecco qua. No, mi ha schivato. Occhio che la sua lancia ha un range allucinante. Ho colpito Smaug invece che Ornstein. Ah, mi ha colpito in pieno, ma Ornstein è andato, ragazzi. Ecco qua. E ora ci resta Smaug. Attenzione ai suoi attacchi micidiali, che potrebbero shottarci. Stiamo attenti. Ok, non questo, ovviamente. Ecco qua. Perfetto. Ok, facciamo due roll all'indietro, così da schivare questo attacco. Forza, dai. Tutto qui quello che sai fare, Smaug. Ecco qua, manca solo un colpo. Occhio a questo attacco. Ecco qua, lo sapevo che una hit dovevo prendermela. Ma anche due, quindi ora scappiamo un attimo perché sono un coniglio. E avidità, ragazzi, volevo finirlo prima e ho rischiato di morire. Ecco qua, ragazzi, Smaug è andato, abbiamo preso la sua anima che andremo a utilizzarla successivamente. Ora andiamo a accendere il falò della principessa. Ecco qua l'anima di Smaug che utilizziamo subito. Dopodiché andremo anche a uccidere lei, così da non essere infastiditi. Anzi no, vabbè, ragazzi, possiamo anche rushare l'area, quindi anche se non la uccidiamo non è un problema, dai. Per stavolta non ti uccido, va? Sono buono. Sì, mi inginocchio a te. Sì. Sì, 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 bla 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 bla, Lord Vessel, grazie, grazie. Adesso posso andarmene? Sì, grazie, addio. Ok, non utilizzerò le anime adesso. Sediamoci al falò. Non utilizzerò le anime adesso solo perché non voglio arrivare senza dal fabbro gigante, dato che dobbiamo comprare dei pezzi di materiale per equipaggiare e potenziare il nostro scudo. Allora, invece che schivare i due che sarebbero comparsi, schiveremo di nuovo loro. Poco cambia, insomma. Gli altri due sì, di solito li affrontavo, ma non è importante. Ora lui arriva, ma lo schiviamo così. In teoria non ci dovrebbe seguire fino al fabbro, per cui possiamo parlarci senza problemi, anzi si è messo a sparare con l'arco, quindi no problems. Ora, ciao amico fabbro gigante, dovresti innanzitutto depotenziare il randello occulto e poi successivamente rinforzare il nostro scudo, che siccome ha il più 6 servono ancora 6 pezzi
frammento di titanite. Allora, iniziamo a comprarne 6. In teoria 6 bastano. Se i miei calcoli sono esatti, non sono esatti per niente, mancavano ancora 2. Ok. Compriamoli, tanto le anime ce le abbiamo. Rinforziamo l'arma, che sarebbe lo scudo poi. Modifichiamolo e possiamo portarlo fino al... Allora, rinforza... No, perché è diventato di... Ah, dannazione, ho fatto un errore. Non dovevo modificarlo da lui, ma dovevo modificarlo da... l'altro fabbro. Va bene, abbiamo perso un pezzo di titanite, ma... poco importa, ne abbiamo ancora 2 e quindi riusciamo a portarlo al più 12. Visto che ero riuscito a ottenere dei pezzi di titanite in più, volevo aumentare la potenza dello scudo, ma già più 10 a me sarebbe bastato. Quindi ora ci teletrasportiamo al comune, alla chiesa dei non morti, così da poter potenziare lo scudo fino al più 12. Dopodiché, visto che nello scorso episodio stavamo parlando delle catacombe, ci fionderemo di lì. Ora, fabbro, potenziami lo scudo. Ecco qua, questo è quello che volevo fare. Rinforziamolo. E nient'altro. Possiamo anche non parlarti più per il resto della nostra lana. Possiamo fare qualche livello. Livelliamo un po' stamina e... poi ci teletrasportiamo al santuario. Eccoci qua al santuario. Allora vediamo, equipaggiamoci subito il randello divino. Vediamo quanta stamina possiamo ottenere. Vediamo se così rimaniamo in fast roll. No, quindi andiamo con i pantaloni e basta probabilmente. Esatto. Ora facciamo una piccola seduta al santuario qui, così da poter poi tornare in questo luogo. Ah, prima di tutto, visto che sono intelligentissimo, no, in realtà mi stavo dimenticando di posare il cettacolo, però negli episodi scorsi mi sono ricordato di parlare con lui e quindi ora possiamo andare a posarlo. Ora ci riparo giusto per farmi teletrasportare da lui. Ok. E ora possiamo andare da questa parte. Ora vado da questa parte soprattutto perché la scorsa volta sono morto qui per colpa della gravità. La scorsa run che stavo per registrare, la seconda run che avevo provato a registrare, la prima, voglio ricordare che la prima era finita male a causa di un problema tecnico, ovvero l'audio in game si disattivava dopo un paio di ore di registrazione. Si disattivava e ogni 10 minuti, una volta che ho ripreso a registrare, quindi ho dovuto abbandonare, dato il fastidio che creava la cosa sia in un'eventuale serie su YouTube, sia a me che stavo giocando. La seconda volta invece sono proprio morto qui, alle catacombe, perché sono un idiota, ho fatto un salto sbagliato e sono morto cadendo proprio come un pirla. Perciò non voglio fare la stessa fine, staremo più attenti sicuramente. E lo facciamo subito, così almeno mi tolgo il pensiero di... e la paura di cadere immediatamente. Allora, vediamo un po' gli scheletri qui se ci hanno aggrato, non proprio. Almeno sì, ma non tutti. Ok. Ora ritiriamo fuori il nostro... la nostra arma divina. Andiamo a uccidere anche questi altri scheletri. Forza, forza. Ecco qua. Uno è morto. Ora vediamo se arrivano anche gli altri. Tu, vieni qua. Forza. Dai, su. Ecco qua. Ah, già con un attacco in salto va bene. Ok. Tu muori. Ecco qua. Andiamo a uccidere subito il necromante.
Ecco qua. Ora questi scheletri possiamo affrontarli anche con con la mazza, anche se probabilmente è meglio il randello divino, visto che l'ultima volta che ho registrato, sempre la seconda run, che sono morto poco dopo, sono morto al ponte, quello sopra Peaches, è stato bruttissimo. Solo che il problema della mazza è che, come dissi anche in uno dei primi episodi, tocca il soffitto in molte aree, quindi visto che la mazza comunque fa abbastanza danno, gli bisciottiamo, usiamo questa e togliamoci il pensiero, visto che tanto gli scomponiamo gli scheletri, quindi ecco qua. Ora uccidiamo anche questi altri due scheletri. Volevo fargli backstep, ma non sono riuscito a girare a sufficienza. Raccogliamo anche le varie anime che ci sono qua intorno, che sono sempre meno potenti di quelle che ci sono di solito, ma non importa. Ok, aspettiamo che esploda la testa, anche quest'altra. Così, ahia. C'è un'altra testa. Ecco, ha ucciso la testa di scheletri, quindi tutto da rifare. Ecco qua. Ora ci dovrebbe essere un altro scheletro qua. Però gli facciamo un bel backstep. Ah, ne è arrivato anche l'altro che è resuscitato. Oh, è vero che voi siete molto lenti. Vabbè, facciamo così ragazzi, facciamo prima. Ok, attiviamo il ponte e andiamo a prenderci anche quell'anima là giù in fondo. Ciao Peaches, come va? Ok, beviamo anche la fiaschetta giusto per essere full. E proseguiamo. Siamo arrivati praticamente al punto dove sono morto in precedenza. Io da qui volevo buttarmi giù a destra e andare a fare lo shortcut del, come dire, del fabbro. Ma sono morto malissimo, quindi non so neanche se lo farò di nuovo. Allora, scheletri, venite a me. Ok, tu sei caduto giù, quindi va bene. Tu no. Ma ti finisco io, tanto l'altro anche se mi colpisce mi fa poco danno, quindi non c'è nessun problema. Ecco te. L'altra volta mi ero buttato giù di qua e sono morto malissimo, quindi non lo faremo, proseguiremo dritto. Chi me lo fa fare di buttarmi giù di lì? Ecco, tu inizi a morire, che non dovevi neanche farti vivo. Ora uccidiamo anche questi altri scheletri. Ecco qua. Ora, già qua c'era un'anima da prendere, così, senza subire danno. Ora, la strada non me la ricordo in realtà bene. Qua forse... Ah, devo andare dall'altra parte, sì. Ok ragazzi, adesso mi è venuto in mente. Bisognava proseguire giù dalla rampa di scale per poi... In effetti questo percorso è anche meglio, perché ho droppato, cioè ho già raccolto due drop di anime e non male. Ok, giù di qua bisogna andare. Ok, tu muori. Adesso là c'è uno scheletro, cerchiamo di fargli... No, volevo dire cerchiamo di fargli backstab, ma si è girato. Oh, attenzione, non subiamo troppi danni. Ok, adesso andiamo a uccidere il nostro amico laggiù. Ecco qua. Beviamo la fiaschetta, con la fiaschetta Estus, anzi fulliamoci con la fiaschetta Estus. E qua facciamo il drop. Al pelo, mamma mia ragazzi, anche qui ho rischiato, devo fare un roll. Ok, andiamo. Ok, fulliamoci di nuovo, il fabbro là non ci interessa e andiamo direttamente verso Girandola a questo punto. Qua schiviamo un po' tutti, che tanto non li vogliamo affrontare.
Ciao scheletro. Ok, andiamo. E ora andiamo a uccidere Girandola. Ovviamente se ci uccide Girandola chiudo la mia vita da gamer per sempre. Ecco qua. Vediamo se ci droppa la maschera della madre, ragazzi. Allora, facciamo così per far andare via le scritte. Maschera della madre, ok. Possiamo anche non parlare con il nostro amico Patches. Ovviamente adesso la devo togliere, la maschera della madre. Sennò sono in... Fat troll, mid troll, scusate. Allora, questa pesa 1 e 2. Vabbè, ce la togliamo per adesso. Ora, beviamo una fiaschetta. Qua non abbiamo lanterna, quindi andiamo con calma. È vero che questo luogo potevo farlo con una lanterna per essere sicuri di dove si va. Ma questo ad esempio lo attacchiamo... Ah, stavo dicendo lo attacchiamo prima noi, ma ci ha attaccato lui. Ma se si sa la strada, ragazzi, non è un problema. Basta tenere ad esempio questo muro a destra, scendere di qui, dopodiché uccidere lo scheletro che c'è qua dietro, ad esempio. Eccolo qua. Prendere questo drop, buttarsi giù da questa parte. Vedete quel drop lì? Se si cade da qui non si muore, quindi facciamo questo salto. Dopodiché siamo arrivati qua dove c'è Patches, e siamo arrivati quindi al falò. Ci sediamo al falò, livelliamo anche con le anime che abbiamo preso. Ah, abbiamo ancora un'anima di guardiana del fuoco che ci siamo dimenticati di dare alla nostra guardiana sotto al santuario delle gambe del fuoco. Ci dobbiamo ricordare, dopo aver affrontato Nito, di farlo, così almeno ad averla fiaschetta potenziata fino al più 4, che è un buon cap che terremo. Ecco qua, abbiamo consumato tutte le nostre anime, possiamo accendere il falò, sederci e livellare. Facciamo due punti a stamina, così da avere 40, 30 e 20, dopodiché faremo salire le statistiche un po' alla volta in contemporanea, più o meno. Sempre come statistica principale voglio portare su vita, ma possiamo anche fare un'eccezione. Allora, ciao Patches. No, non sono un chierico. No? Vabbè, comunque, facciamo così. Scendiamo, grazie a lui, prendiamo questi vari drop, tra cui la lanterna. La lanterna la equipaggiamo, non mi ricordo se è a sinistra o a destra, vediamo se è a sinistra. Sì, a sinistra, perfetto. Usiamo un osso del ritorno e gli facciamo, ciao Patches, sono qui. Ecco qua, ci siamo arrivati. E quindi Patches, adesso che sono qui? Oh. Mi fa sempre morire sto dialogo. Vabbè dai, ti perdono, ti perdono. Andiamo ragazzi, ora facciamo una bella rush. Non voglio affrontare assolutamente questi nemici. Ci mancherebbe altro. Grazie alla lanterna poi abbiamo il percorso facilitato dalla luce, quindi corriamo seguendo la luce e tenendo il fianco destro della grotta. Qua ci buttiamo giù, teniamo sempre il fianco destro fino ad arrivare qui dove si cade e si raggiunge la fine del percorso. Ora ci dovrebbe invadere anche l'eroe, anche lui lo uccideremo, sperando di non fare una brutta figura, ma in teoria dovrebbe morire. Allora, quando vuole arrivare l'eroe, possiamo anche attaccarlo subito volendo. Ecco qua. Perfetto. Ora prendiamo la sua umanità e proseguiamo il nostro cammino. Ci dà anche ben 21.000 anime, quindi... ottimo. Ora la lucertolina qui non ci interessa, quindi possiamo lasciarla vivere. Invece qui questi scheletri li uccidiamo, perché non vorrei mai cadere giù a destra.
Ecco qua che ne spawna un altro. E quello laggiù in fondo in teoria se ne va. Questi li balziamo allegramente e andiamo direttamente da Nito, ragazzi. Ora prendiamo anche le due anime qui di eroe, che sono sempre 20.000 anime, quindi mica male. Ci diamo le copie di girandola che ci circondano lungo la strada, più che altro. Ecco qua. Ah, non è morta lei. Adesso sì. Dopodiché possiamo attraversare la nebbia e affrontare Nito, ragazzi. Allora, fulliamoci con un'umanità appena cadiamo giù. Ecco qui. Dopodiché prendiamo Randello Divino per uccidere gli scheletri che arrivano in questo momento. Ok, attenzione. Lo sapevo che mi pigliava. Non avevo calcolato bene. Occhio. Ora. No, anticipato. Siamo intossicati. Stiamo attenti, perché non abbiamo muschio purpureo. Lo sapevo che mi avrebbe preso, ma... perché mi stavo curando. Allora, gli scheletri devono morire, innanzitutto. Tanto Nito è ancora lontano. Ok. E ora possiamo anche curarci. Perfetto, mettiamoci la mazza grande. Ok, non riesco più a combattere Nito. Devo ricordarmi, cavolo, il suo moveset è molto più lento di quello che sto pensando io. Ok, utilizziamo anche una resina, va? Forza, forza. Ho schivato ancora in anticipo, è ancora molto più lento di quello che sto pensando io. Ok, adesso era giusto. Forza, Nito, su. L'ho lisciato come? Vabbè, teniamo d'occhio, occhio agli scheletri lì soprattutto, ma occhio anche alla nostra vita, visto che siamo intossicati. Ok, colpiamo la sua gamba. Perfetto. Attacchiamolo di nuovo, e ora dovresti morire, Nito. Oh. Ok, abbiamo rischiato troppo con Nito, perché di solito è il boss, uno dei boss più facili dei quattro. Ok. Ora possiamo livellare, ragazzi. Accendiamo il falò. Prima torniamo al santuario. Eccoci qua al santuario, ragazzi, ora l'episodio si sta concludendo. Andiamo a donare l'anima di Guardiano del Fuoco alla nostra altra anima di Guardiano. Non ha... cosa sto dicendo? Non è un'anima lei, è una persona. Dannazione. Andiamo a donare a lei, che adesso mi sfugge il nome, dannazione, non mi viene in mente. Comunque, abbiamo potenziato la fiaschetta Estus più 4. Ora livelliamo. Facciamo un paio di punti a tutto se riusciamo. Ok, così va bene. Ma con le anime accumulate possiamo anche fare un altro livello. Facciamo quest'altro livello, ragazzi, dopodiché ci salutiamo. E nel prossimo episodio vedremo chi andare a affrontare dei altri boss che ci mancano. Culla del Caos, Quattro Re o Senza Scaglie. Vedremo. Intanto che ci penso, facciamo un altro e ultimo level up. Chiama forza, dopodiché io vi saluto. Per questo episodio è tutto, ci vediamo nel prossimo. Ciao ragazzi!